Ok ragazzi, oggi parleremo con uno dei nostri clienti Re di Più che ha avuto un risultato straordinario. Eccoci qua Alessandro, finalmente è partita la registrazione, abbiamo avuto modo anche di incrociarci per fare questa video testimonianza, che ti ringrazio che ti sei reso disponibile per tutta la community di più. Oh, lo so che ti farà magari parlare così con me, perché ormai ci conosciamo da tanti anni, anche se non ci siamo visti per una marea di tempo, però dato questo discorso della consulenza di coaching fitness che abbiamo cominciato insieme da pochi mesi, ci stiamo sentendo costantemente per sapere come sta andando il programma, quindi fa anche un po' strano parlarci così, perché ormai con i clienti ho un rapporto molto più, diciamo, più tranquillo, più molto... Quindi quello che vorrei fare con questo, con questa testimonianza è far capire per chi vedrà questo video come mi hai conosciuto, come sei entrato in questo progetto e perché hai cominciato a farlo. Ok, io, come hai anticipato tu, ci siamo conosciuti tanti anni fa in un contesto completamente diverso. Poi comunque io ho continuato a seguirti, a seguire i tuoi risultati che avevi con la Thai Box, e poi diciamo il lavorare insieme è iniziato un po' nel periodo del lockdown, che io avevo cominciato a lavoricchiare un po' per conto mio sul mio corpo. Piano piano è coinvolto anche mia moglie, e quindi poi diciamo da lì è partita tutta. E ti dico la verità, Giova, mi alleno più adesso che quando andavo in palestra, perché con il lavoro tante volte capitava che magari facevo tardi a lavorare, e l'idea di andare a casa, preparare la borsa, andare in palestra, bastava che mi fermassi un attimo e saltava in automatico allenamento. Invece così, col fatto che comunque ho preso la mia routine allenarmi tutti i giorni, appena torno dal lavoro, a che ora torno, e il tempo di cambiarsi, farsi allenamento e entrare in doccia. Quindi, e poi, valore aggiunto, che sono contento che comunque ho coinvolto anche mia moglie, lei non ha mai fatto niente, e quindi ci alleniamo insieme, insomma. Questa è una cosa non da poco. Sai che non sei l'unico cliente che ho che ha messo insieme alla moglie, sono tantissime le persone che normalmente sono sposate, che hanno questo problema entrambi, ti posso garantire che fanno il programma allenamento tutte e due insieme. Poi magari a volte lo fanno separato, però ti posso garantire, sì, è una cosa molto intelligente, una cosa molto intelligente quella che hai fatto, e secondo me cioè, state facendo un ottimo lavoro anche senza, secondo me, perché comunque tu hai cominciato a fare questo programma per quale motivo? Cioè, io mi ricordo quanti chili eri di più. Io ho iniziato a fare questo percorso perché avevo toccato un peso sulla bilancia che in vita mia non l'avevo mai visto, quindi io, bene o male, mi sono sempre un po' allenato, però diciamo ultimamente, da un annetto a questa parte, mi ero un attimino fermato. Quindi avevo toccato un peso, 95 kg, che per me erano il massimo che avevo mai visto in vita mia. Molto alto. Io ho detto, guarda, bisogna fare qualcosa. Quindi poi il fatto che comunque ero costretto a stare in casa, e quindi non avevo altre possibilità, mi ha fatto leva sul intraprendere questo percorso. Buono. E quindi sia te che la tua moglie avevate preso un bel po' di peso, sì, che era più 10 kg, e anche la tua moglie, mi ricordo bene, Viviana, era, sì, intorno a 10 kg. Quindi, ora tu quanti chili hai perso in questo momento qua? Io sono arrivato a metà, sono a 5 kg. 5 kg. A 5 kg, quindi ho abbinato i tuoi allenamenti all'alimentazione poi fatta da Anna, e anche lì siamo molto contenti, perché comunque un po' per lavoro, un po' per pigrizia, tante volte
anche lì tornavi a casa tardi e mangiavi la prima cosa che avevi davanti. Invece il fatto di avere tutto già selezionato e organizzato è anche più facile per noi gestire la dieta. Che poi certo. È una dieta equilibrata, perché comunque mangiamo tutto e siamo contenti per quello. Comunque abbiamo i nostri pasti liberi. È un'educazione alimentare. Esatto. Io sono un rappresentante, quindi spesso e volentieri sono fuori per ristoranti, però ho linee guida da seguire e quindi quando sono fuori per lavoro mangio in quella maniera lì e non ho problemi. Non senti fame, non prendi grasso e ti senti bene. Sì. Quindi, questo è l'obiettivo che voglio con i miei clienti, con il piano nutrizionale di Anna, perché sono contro a ogni tipo di dieta. Naturalmente non ti posso negare che ora l'obiettivo tuo era perdere peso, c'ho delle persone che vogliono arrivare dalla percentuale di massa grassa che è già molto bassa, ancora più bassa, è normale che quello è tutto un altro mondo, ma questa è una persona che decide di fare, una persona come te che vuole perdere 10 kg, che fa una vita magari sempre il giro fuori, come stai dicendo te, o che ha poco tempo, come tua moglie, diventa veramente difficile se non c'è delle linee guida o un metodo che sia soprattutto accessibile e facile da fare. Quindi, guarda, sono molto contento, lo sapevo che con te sarebbe venuto fuori cose interessanti, perché quello che è il mio obiettivo è di educare proprio le persone, dare informazioni che gratuitamente, come stiamo facendo in questa testimonianza qua, che poi la mettiamo nei nostri canali social o nei nostri comunque canali YouTube e quant'altro, dove facciamo vedere alle persone che facciamo ottenere risultati in maniera istantanea, garantiti e facile da fare. Io non a caso ho chiamato dimagrimento automatico, proprio perché ho creato questo metodo, perché se posso garantire che, se come lo stai dimostrando anche te, che se le persone mi seguono senza sconvolgere la vita, in poche settimane ottengono dei grandi risultati. Questa hai perso 5 kg in quanto tempo? Sarà un mese e mezzo più o meno. Buono. Sì, grosso modo, sì, un mese e mezzo. Ho iniziato 25, sì, un mese e mezzo. La prossima settimana abbiamo già detto che cambierai il programma di allenamento, che comincerai un pochino a lavorare più sulla tonificazione e meno a bruciare, e anzi, bruceremo costantemente, ma in maniera diversa come fatto adesso. Quindi lavoreremo anche su un aumento importante del tono muscolare. Quindi da un lavoro aerobico andremo a un lavoro anaerobico. Io sono molto contento, Ale, perché sei una persona che fondamentalmente poi mi scrive, ma non è che mi scrive tantissimo, io sono sempre a massima disposizione, come tutto voglio fare anche questo gruppo per aiutare anche meglio un po' tutti, però sono sicuro che, come stai dimostrando, segui le cose alla lettera. Quindi ti faccio un grandissimo... guarda Giova, c'è poco da fare, cioè da ascoltare e seguire le regole, sia a tavola che durante la settimana, quindi c'è poco da pensare o da fare discorsi. Non lo potevi dire meglio. Poi sicuramente, come mi stavi dicendo, anche il videocorso di allenamento, che siamo uno e te uno di fronte all'altro, che sarà... Bene, questo te lo giuro, mi riempie il cuore, perché sono uno dei primi in Italia ad averlo fatto, ti posso garantire, perché tendenzialmente le persone ti danno un programma di allenamento, vai e poi ci vediamo, ti sali sull'esecuzione dell'allenamento, invece così è proprio una persona davanti al tempo che ti batte il ritmo, e quindi sì, è proprio come dici tu nei video, no? Cioè, proprio, sembra di essere insieme a te, anche se siamo in maniera virtuale, il video è registrato, però magari quella parolina nel momento dello sforzo, nel momento di fatica, ti aiuta a tenere il tempo e a non fermarti, insomma. Ottimo, sono davvero contento. Allora guarda, io ti faccio ancora un grande in bocca al lupo e ci vediamo presto, e grazie per questa tua testimonianza, è stata molto importante per me, per il mio team e per tutta la community. Grazie. Ciao Giova, grazie a te.